un diamante perfettamente incastonato nel suo gioiello. Ecco, questa mi sembra proprio la definizione più adatta per presentarvi l'Albergo al Sole di Asolo, una struttura di grande charme, di grande eleganza, affacciata felicemente sulla piazzetta centrale di Asolo, appunto, che è la Monte Carlo del Veneto, una meta ambitissima dai turisti di tutto il mondo. Silvia De Checchi, una delle padroncine di casa insieme ad Elena. Ma è vero che qui ha soggiornato anche Eleonora Duse, la Divina? Sì, negli anni 20 veniva qui ad Asolo. Adesso allora vediamo come oggi, entriamo proprio nel dettaglio. 23 le camere, tutte arredate con gusto ed eleganza e dotate dei più moderni comfort. Ampi bagni con doccia e idromassaggio o vasca in stile antico, TV LCD, frigo bar, cassaforte, servizio Wi-Fi. Ogni angolo all'interno della struttura è espressione di massimo equilibrio tra essenzialità e lusso. C'è poi la terrazza, più che un semplice ristorante, un vero e proprio luogo di culto ed incontro a livello internazionale. Civettuolo e garbatamente modaiolo è un salotto a prospetto sulla mondanità cittadina, un tempio per i filosofi del gusto, una ricreazione per i VIP. Lì, al pari della dimora, anche la cucina si espleta in un prudente e mai noioso incontro tra innovazione e tradizione. Buongiorno, sono Cristian Mometti, lo chef del ristorante La Terrazza dell'Albergo al Sole di Asolo. Sono qui per illustrarvi il nostro ristorante. Partiamo da, come abbiamo visto, dal nostro orto che produce tantissime verdure, prodotti biologici interamente derivanti dal nostro territorio. Le nostre farine, partendo da una farina di Kamut, una farina di 10 cereali, una farina integrale, una farina di grano saraceno che poi la utilizziamo anche per fare dei ravioli ripieni in questo momento in menù con il cervo e la ricotta di malga, e una farina sempre biologica 00 classica. I formaggi, i nostri insaccati e la pancetta che si vede dai colori che queste non contengono conservanti ma sono naturali, un buon prosciutto crudo della zona. Le cotture, per tutto quello che riguarda il ciclo della cucina, sono cotture che partono dal sottovuoto, temperature precise per ogni tipologia di prodotto, e la vasocottura, una cosa che ci contraddistingue, è questa cottura direttamente in vaso, fatta con l'olio o senza olio e determinati prodotti al suo interno. Intrattenimenti anche all'interno. Intrattenimenti anche all'interno della struttura, diciamo, da quando abbiamo aperto il nostro ristorante. Noi cerchiamo di dare molta enfasi a tutte le lezioni di cucina che fa il nostro chef. E si svolgono in una sala speciale. Si svolgono all'interno della grotta di Bacco, che è una grotta affrescata che abbiamo trovato durante il restauro dell'albergo. Il vostro ospite tipo? È un cliente, diciamo, che ama la cultura, che ama l'architettura, tant'è vero che i weekend dove c'è più affluenza sono quelli del mercatino dell'antiquariato, che è la seconda domenica di ogni mese, tranne luglio e agosto. E allora per un soggiorno alla Eleonora Duse, l'Albergo al Sole di Asolo.